Cesare Pavese nasce a Santo Stefano Belvo nel 1908. Santo Stefano Belvo è un paesino delle Langhe, quindi è quella zona, potremmo dire così, ancestrale per certi versi, in cui ancora la dimensione rurale è molto presente. I suoi genitori si trovavano lì in villeggiatura, erano originari di Canegili, di Casale Monferrato, la mamma, erano ottima famiglia, la madre era una ricca, ricca commerciante, il padre aveva un impegno, un impiego statale, un prestigio, mi sembra di ricordare questa magistratura torinese, e stavano normalmente a Torino. Però d'estate andavano a fare sempre la villeggiatura a Santo Stefano Belvo e lì nasce Cesare Pavese. Questo binomio, questo contrasto città e campagna è alla base della personalità di Pavese. Pavese che studierà a Torino, ma che si troverà per tutta la sua vita spezzato in due dimensioni. Non si sentirà parte né della vita di campagna né della vita di città. E quindi vivrà sostanzialmente sospeso tra queste due dimensioni. Il fatto di sentirsi cittadino quando è in Langa e il fatto di sentirsi contadino quando è a Torino fa sì che lui si trovi straniato in entrambi i contesti e quindi non riesca mai a cogliere la sua propria vera identità. E questo probabilmente, secondo alcuni critici che hanno studiato Pavese dal punto di vista psicologico, è alla base della sua difficoltà. Difficoltà psicologica, difficoltà emotiva, che si esprime benissimo nel suo diario con lo titolo stesso, Il mestiere di vivere. La vita è una fatica, un mestiere che deve essere appreso e non è facile apprendere una fatica. È una vera e propria arte. Soprattutto se non ce l'hai in Langa. Studia qui a Torino, frequenta il liceo classico d'Azeglio, dove ha come insegnante di latino e di italiano Augusto Monti, che è un personaggio estremamente importante, vi ricordate, l'abbiamo già citato, era quell'insegnante che aveva creato una specie di circolo di studenti, di ex studenti, di amici, e aveva educato questi giovani ai principi di libertà, di impegno civile. Il più famoso forse di questi allievi era stato Giulio Einaudi, figlio dell'economista Luigi, che poi sarebbe diventato presidente della Repubblica. Massimo D'Azeglio ha detto, vero? No, Massimo D'Azeglio non c'entra niente. Liceo D'Azeglio, sì, liceo D'Azeglio. Tra l'altro lo rimanda di latino, cioè Monti rimanda di latino Pavese a ottobre e quindi Pavese viene presentato a un ex studente che a sua volta lo presenterà a Pavese in Audi, eccetera eccetera. Perché è importante tutto questo? Perché poi Pavese, dopo che avrà studiato letteratura, dopo che si sarà specializzato nella letteratura americana, dopo che si sarà dedicato alle traduzioni, dedicherà gran parte, se non la preminenza della sua vita professionale, a fare il consulente della casa editrice Einaudi, che nasce appunto in questi anni e diventa nel secondo dopoguerra la più importante casa editrice italiana, la più innovativa. Consulente della casa editrice Einaudi, giusto? Casa editrice Einaudi, sì, diventerà quasi il vice direttore, il braccio destro, la mente. Giulio Einaudi è il proprietario, il fondatore. Ma questo Cesare, vero? Cesare, sì. Cesarino. Tra i personaggi più illustri, scoperti, fatti crescere, allevati da Pavese, c'è il cosiddetto scoiattolo della penna, così lo definiva, Italo Calvino, che sarà, tra l'altro sarà l'amico che gli starà più vicino negli ultimi 15 anni. Vi dico già subito che Pavese non riuscirà a imparare il mestiere di vivere, continuerà per molti anni queste sue difficoltà di approccio alla vita, e si suiciderà con un mix di barbiturici qui vicino, portano alla stazione di Porta Nuova, nell'hotel Roma.
una stanza d'albergo. Sul comodino lascia una sorta di epitaffio sulla su un'edizione dei dialoghi con Leucò, che è una delle sue opere più famose, con un mix di medicine, di barbiturici, dovrebbero essere psicofarmaci. Okay. Cioè, se fai un overdose, sì, ovviamente non ti... I dialoghi con Leucò forse sono il punto d'arrivo, secondo Pavese stesso, della sua opera, e quindi lascia sul comodino questa idea. Pavese inizia la sua esperienza letteraria con la poesia. La prima raccolta poetica, Lavorare stanca, è molto diversa dalla poesia che siamo abituati a vedere, perché va nella direzione opposta rispetto a quella che è la tendenza dominante. Lavorare stanca. Lavorare, stanca. È molto particolare, molto peculiare rispetto a tutte le altre poesie, perché negli anni 30, quando viene composta questa raccolta, la tendenza dominante era quella dell'ermetismo. Quindi una poesia allusiva, oscura, criptica, difficile. Invece Pavese va nella direzione di una poesia narrativa. Addirittura fa degli endecasillabi sovrabbondanti, cioè lunghissimi versi che si legano uno dietro l'altro in una specie di racconto. Sì? Così mi sono perso il nome della raccolta. Lavorare stanca. Grazie. Endecasillabi? Endecasillabi sovrabbondanti. Cioè versi molto lunghi, non il frammentino, non la parola verso che abbiamo visto con Ungaretti, ma versi molto lunghi. Quindi non ha nulla a che fare con l'ermetismo. Esattamente, l'esatto opposto. Questa poesia vuole raccontare, vuole narrare, vuole descrivere. Leggeremo insieme, se facciamo il tempo, I mari del sud, che è il racconto di un cugino che rientra nel paese originario e riracconta a sua volta tutte le esperienze che ha vissuto fuori dal paese. Il tema dell'immigrazione, della vita, del racconto delle esperienze, eccetera. Praticamente c'è là in cui scrive quella cosa, sono le immigrazioni dal sud al nord. Siamo negli anni 30 in realtà, Era un cugino che era andato a far fortuna in America, nell'America, è ancora la prima immigrazione. Okay. Adesso ritorna, imposta un'officina, una pompa di benzina. Insieme con la poesia, però, Pavese inizia a scrivere anche prosa, e sarà proprio nella prosa che otterrà il suo massimo successo. La prima opera è un racconto lungo che si chiama Paesi tuoi. Vedevo un messaggio di Indivino. Ok, Paesi tuoi racconta di un operaio, un meccanico, Berto, che viene scarcerato dopo essere stato imprigionato. Come si chiama? Berto, la previsione di Roberto. Era stato imprigionato per motivi politici per qualche mese, viene liberato e insieme con il suo compagno di cella, Valino, Talino, scusatemi, sto facendo confusione perché c'è Talino, che è il protagonista di Paesi, uno dei protagonisti di Paesi tuoi, e Valino, che è quello della Luna in Falò. Comunque, dicevo, il compagno di cella Talino invita Berto al suo paese, e Berto ci va, il suo paese non è Langhe. Qui ha una relazione con la sorella di Talino, che però si scopre era stata violentata in un incesto proprio dallo stesso Talino. Quindi una situazione abbastanza macabra e anche scabrosa. Durante la mietitura, che cosa capita? Che la sorella porta un secchio da bere, si scatena una scena di gelosia incredibile con la sorella e Talino che si battibeccano per un po', e poi Talino sgozza la sorella inficcandole il tridente nel collo. Ma sì, quello per la paglia. Sì. Perché?
ovviamente non dobbiamo leggerlo come realismo, non è realismo, è un valore fortemente allegorico, perché tutta l'opera di Paese è incentrata alla ricerca del mito. Il mito è la rappresentazione di questa realtà mitica, che ha un significato ulteriore. Poi ovviamente c'è il tributo di sangue alla terra che deve rinascere. Quindi il fratricidio, il sangue che sgorga dalla sorella di Talino, va a rendere fertile e a costruire la vita nella terra, in un ritorno ancestrale. È il primo dei racconti lunghi, quelli dei romanzi di Pavese, che diventa famoso grazie alla vittoria del premio Strega, con una serie di romanzi che vanno sotto il titolo complessivo di La Bella Estate. Qua vi dico soltanto i titoli: La Bella Estate, Il Diavolo sulle Colline, Tra Donne e Sole. Nel frattempo, Pavese, negli anni 30, era stato anche per un anno al confino, perché avevano trovato a casa sua delle lettere compromettenti contro il fascismo. Lui non aveva mai avuto nessun ruolo politico, però era nella cerchia di Monti e quindi aiutava a smistare le lettere. Viene condannato al confino in Calabria e ci sta un anno perché poi gli viene fatta la grazia. Questa esperienza di confino confluirà in un racconto lungo che si chiama Il Carcere. Il Carcere, titolo ovviamente che indica bene la condizione, come pensava di vivere proprio. Nel dopoguerra Il Carcere viene pubblicato di nuovo insieme a un altro racconto lungo, romanzetto, La Casa in Collina, che voi già conoscete. È molto significativo il titolo che Pavese dà a questa raccolta: Prima che il gallo canti. Prima che il gallo canti. A cosa si fa riferimento? Ditemelo voi. Prima del blitz, cioè quasi come se arrivasse un momento. È un episodio del Vangelo. La notte in cui Gesù fu tradito, anzi, prima che Gesù fosse tradito, Pietro gli aveva detto: Signore, io non ti abbandonerò mai e ti seguirò ovunque tu andrai. In verità ti dico, Pietro, prima che il gallo canti due volte, tu tre volte mi avrai rinnegato. Lo conoscete la storia? Sì. Poi, dopo la cattura di Gesù, dicono: ma tu sei uno di quelli, io non lo conosco, ma tu sei un Galileo, io non lo conosco, ma tu eri con loro, non mentire, non li ho mai visti. Allora Pietro sentì il gallo cantare la seconda volta e disperato. Ma mi ricordo c'era uno degli apostoli che si era impiccato. Sì, quello è Giuda. Allora, cosa succede? Giuda aveva tradito Gesù, sì. No? Qual è la differenza tra Giuda e Pietro? Giuda, che Pietro lo rinnega. Giuda era diretto responsabile. Sì, allora, sicuramente Giuda era responsabile, però dispera completamente, non ha più fiducia nel perdono di Dio e si suicida. Invece Pietro, che ha sbagliato, ha rinnegato Dio, è un uomo, ha sbagliato, sa di aver sbagliato, si pente, però accetta il perdono di Dio, quindi riesce a superare e poi diventare il successore di Cristo, il primo vicario sulla terra di Cristo, no? Tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Comunque, il titolo è molto indicativo di che cosa rappresentassero il carcere, la casa in collina per Pavese, cioè il forte senso di colpa, no? Per l'intellettuale che è stato sorpassato, quasi stirato, quasi investito dalla storia e non ha saputo prendere parte e giocare un ruolo attivo partecipe. C'è spazio ancora per una nuova forma di poesia nell'ultimo Pavese, che si innamora tra l'altro di una bellissima attrice americana che ricambia, si chiama Constance Dowling. Connie Dowling, un'omonima della nostra Costanza, che fa anche un viaggio a Cervinia, se la spassano bene, e poi però ritorna in America con la promessa di tornare di nuovo, ma non torna mai più. Quindi l'ennesimo abbandono per Pavese e probabilmente contribuisce alla decisione del suicidio. Ma dove sono incontrati? Si sono incontrati, è sempre domande difficili, a Roma, dove Constance si trovava perché era la capitale del neorealismo, quindi di Fellini, di tutti questi grandi registi.
Pasolini un po' presto, siamo negli anni 50, Pasolini sarà il decennio successivo, però sì, quel clima culturale voleva sostanzialmente provare a fare carriera, lei e la sorella, erano due attrici americane. Ma non ho capito quale sia la forma di poesia. Ci sto arrivando. Ah. Dedicata a Constance Downing, ci sono le poesie della raccolta Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, che sono bellissime, ne leggeremo almeno una. Verrà la tua morte. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Il romanzo più famoso di Pavese è però un altro, che si chiama La luna e i falò. Ed è il punto di arrivo di questa ricerca del mito. Il mito che è un po' il filo conduttore della ricerca di Pavese, cioè la ricerca di un significato ancestrale ulteriore che permette di andare oltre la realtà delle cose. La luna è lo specchio dell'uomo, il falò ricorda quei fuochi che venivano accesi per propiziare la fertilità della terra nelle feste di campagna. Quindi è la tradizione, negli occhi del bambino erano il simbolo della vita che rinasce, della festa. Ma i fuochi diventeranno anche altri fuochi: l'uccisione di una donna bruciata viva dai partigiani, la distruzione della casa dove il protagonista della luna e falò, che si chiama Anguilla, era cresciuto, ad opera del nuovo proprietario che è impazzito. Quindi vedete che è un significato binario. Sì, allora la luna è il falò. La luna è l'alter ego, lo specchio dell'animo umano, cioè fin da Leopardi vi ricordate quell'elemento che ci permette di riflettere su di noi e ci illumina. Il falò è anche il simbolo del ciclo della vita, i 28 giorni del ciclo lunare, del ciclo della vita della terra. I falò invece sono i fuochi propiziatori delle feste contadine, quindi di questa realtà ancestrale, e anche i fuochi della distruzione delle casupole, della casupola dove è cresciuto Anguilla, il protagonista. Sono dei contadini, aspetti, del falò. Allora, falò erano le feste dei contadini, che bruciavano questi fuochi, un po' come la festa di San Giovanni a Torino, è diverso, però l'idea del fuoco c'è sempre. Bruciavano questi falò sulle colline che bruciavano le stoppie e davano il senso della rinascita della terra. Invece nel romanzo ci saranno altri due eventi, questi erano legati all'infanzia, gli altri due eventi negativi sono legati all'età adulta, con il rogo di una partigiana che viene punita e la distruzione della casa in cui il protagonista è cresciuto. Il protagonista che era un omofono, poi lo vediamo bene, leggiamo anche il testo. Quindi due valori binari contrapposti. Il romanzo racconta di Anguilla che dopo aver fatto fortuna ritorna, o dopo aver girato il mondo, dopo aver fatto fortuna, ritorna al suo paese d'origine, ma non vi si riconosce più e non riesce più ad insediarsi. Quindi vedete che è molto autobiografico di nuovo, è la storia di Pavese, che vede questo mondo della campagna che sta ormai sempre più svanendo, ma non riesce neanche a riconoscersi nella grande città industrializzata dove era cresciuto. E quindi è un già ma non ancora, e non ha un'identità. Nella luna. Sì, non è il punto d'arrivo della sua esperienza umana. Cioè Pavese è l'intellettuale del passaggio dal mondo rurale, dalla tradizione rurale, al mondo dell'Italia del boom economico, dell'industrializzazione, dell'urbanizzazione, come vedremo in storia. È un intellettuale lacerato a metà, che proprio per questa sua lacerazione non si riconosce in nessuna delle sue due dimensioni. Per questo è un autore estremamente moderno ed è il motivo per cui uno dei miei preferiti. Ma questo ovviamente è un giudizio soggettivo. Vedremo tra oggi e venerdì di leggere qualcosa per capire meglio.